Buongiorno, buona santa domenica a tutte e buona festa del papà e buon San Giuseppe a tutti. Per chi porta questo nome, Giuseppe, Giuseppina, vero mamma? E a tutti, papà del mondo e al nostro papà che è nel letto, però tra un po'. Nel letto perché hai i dolori da raffreddore? Però tra un po' usciamo, vero amore? Sto prendendo un caffettino, ho portato i cornetti oggi papà e le zeppole che avrei dovuto fare io, però non le ho fatte. Le ha portate papà. Qua. Aspetta del caffè. E mo cuocendo. E pulisciti. Che bello quando cucini la sera, così la domenica mattina stai più rilassata. È uscito un ragù. Mamma mia che bontà, perché ieri bagnai un pezzettino di pane che mi divali e lo bagnai anch'io. Mamma mia che ragù. Ma ci volevano le orecchiette. C'è checco.
Ho portato le orecchiette. Il film di Checco Zalone. Adesso usciamo, andiamo al cimitero da papà. Andiamo dalla nonna Tatiana. E poi penso a casa perché va lì. Faccio riposare un po'. Sì, andiamo dalla nonna Tatiana. Ora finiamo qua. Pulisco, tiro la scopina perché buoni i cornetti che ha portato oggi. Mamma mia, quali sono i cornetti che piacciono a me? Allora, a me il cornetto piace con la crema o alla marmellata cotta dentro. Questi invece fanno una crema così buona, ma proprio buona, 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 che mi piace anche da cruda. Andiamo dalla nonna Tatiana. Sono state buonissime. A me piacciono poi non quelli sfogliati, mi piacciono proprio le brioche. Domani niente. Oggi mi prendo il burner. Perché mi ero promessa che dovevo mangiare giusto un pochettino di pasta con ragù, ma è troppo buono. Sì. E quindi. Noi stiamo uscendo, andiamo al cimitero dal nonno. Auguri papà. Buongiorno e grazie. Auguri papà. Grazie. Lei si è messo il rossetto. Si è fatto casino quella, non è che si è messo il No! Uscite, via, 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 io esco da sola. E ci vediamo dopo. Buona domenica a tutti. Felicità. Si va bene, eh? Mi incazzo, eh? Visto? Per il rossetto. Mi incazzo proprio se te l'ho buttato la bimba. Quelli sono al nonno. Perché lei aveva paura di entrare prima, eh? Ecco perché. Hai visto che non voleva entrare? Cosa mangi? Panzerotto? Questo vuoi? Eh sì, ti va lì. Allora, siamo arrivate a domenica sera. Oggi è stata una bella giornata, ci siamo anche riposate. Vero amore? Adesso sto preparando, diciamo, la cena, che poi cena non è. A mamma e la bambina ho fatto la caciotta col prosciutto cotto e un po' di pane. Non so se vale a fame, comunque ho preparato questo piatto di pomodori, olive, ho messo anche la salsa avocado e lime della Calvé che comprai, con un po' di caciotta e sto cuocendo questi due panzerotti che se non li mangiamo noi, magari i ragazzi quando rientrano, sono questi qua che prendo in MD, sono molto buoni, veramente buoni. Il ragù, scusate, è andato di traverso la saliva. Il ragù è avanzato, domani faccio la pasta con un po' di mozzarella e vi auguro una buona cena. Stasera c'è Resta con me, il film su Rai 1 che a noi piace tanto. Vabbè, Vali va a lavorare. I ragazzi, non so se Michi guarda qua la partita, non lo so, oppure si uniscono e vanno in una pizzeria, vediamo un po', mi danno loro. E noi invece guardiamo Resta con me. Ci vediamo domani. Buonanotte.
Allora, sono appena rientrata da fare la spesa, oggi è tardissimo, ma perché abbiamo camminato parecchio, proprio per approfittare del fatto di camminare, nel frattempo facciamo la spesa ovviamente, però dato che la giornata è abbastanza, ora si sta ingrigendo un po', ma stamattina faceva persino caldo, vabbè, anche adesso, ma si è oscurito un po' il cielo. Allora, sono andata al DOC, allora ho preso prima di tutto alla sede del Barletta, ho preso l'uovo del Barletta, l'ho preso qua, così noi aiutiamo la nostra città. Ho preso la colomba, adesso vi faccio vedere, che poi la fa Del Negro, che è la pasticceria qui vicino casa, che è molto buona. Questa è la colomba, mi è piaciuta anche per la scatola, così poi i ragazzi se la mettono nella cameretta. Questa è la colomba, è pur sempre una colomba di pasticceria, metta fuoco, questa e questa è la scatola, molto bella, con i manici, bella. E abbiamo preso per Pasqua, così non ne compriamo più, prendiamo solo queste e a posto. Questa per i ragazzi, l'uovo per i ragazzi. Per la bambina poi ho già preso, devo andare solo a ritirare. Siamo andate al DOC dove ho preso questo no è di giù, questo misto di cime, broccoli, cima romana, la cima gialla e cavolfiore, rosette di cavolo colorato. Sono di Bari, quindi di Bari, di Trani, quindi è roba nostra pugliese, è verdura nostra. Ho preso due avocado di questi qua, 1,49 euro l'uno, ho speso 31,11 euro. Ho preso una vaschetta di petto di pollo per me, poi due di Weight Watchers per mamma. Ah, mi sono presa questo qua perché prendevo l'Olibox, ho trovato questo gusto ananas Drena Express integratore alimentare, giusto per integrare la dieta, e mi sono presa questo qua, 4,99 euro. Poi ho preso questo yogurt di soia, è di soia, sì, al mango, soia con fermenti lattici vivi, voglio fare il porridge. Un'altra bottiglia di acqua essenziale, le pagliette saponate 80 centesimi, conviene rispetto alle Bravo che costano 1,50 euro. Ho preso queste patatine con la trottola per la bambina, quando esce da scuola gliele do, l'altro avocado, Kinder colazione più 2,49 euro erano in offerta, per la bambina a scuola ogni tanto gliela metto. Poi ho preso questi formaggini Mio con Miraculous, 1,49 euro. Ve lo dico bene il prezzo, ora vi dico un po' i prezzi. Allora, lo yogurt 1,10. Peso forma ex 4,99, l'avocado 1,49 l'uno, formaggino Mio 1,69. Poi ho preso questi protegi slip della Selex, questi 80 centesimi se non erro, sono 20. Non ci sono, Selex, vediamo, 80 centesimi sì. Ed è buono il prezzo. Un altro Weight Watchers. Ho preso due panna per dolci da montare alla soia, priva di lattosio, così vediamo un po', perché è capitato che mi serviva per fare qualche dolcetto per l'amica di Savi quando viene, prendo quella, se è buona prendo quella solamente, non prendo più la Opla normale, anche perché costa 1 euro, è 1 euro? 1 euro, sì, non mette a fuoco niente. Ho la soia da montare 1 euro.
invece quella costa 99, quindi. Poi ho preso un litro di latte Selex 1,15 microfiltrato. Ho preso anche gli assorbenti, cioè questi costano, a differenza della Lines che costano un botto, questi sono proprio ultra cotton, giorno con ali, filtrante in cotone biologico, 100% di cotone sulla pelle, in bustine singole, 12 assorbenti, 1,12 euro se non erro. Vediamo. Selex, assorbenti, ah no, 1,49, comunque è ottimo come prezzo. L'altra panna, due piadine 1,15 euro l'una della Selex. Non sono andata al Doc in Centro, ma bensì quello che abbiamo noi qua vicino. Non è vicinissimo, però è più vicino rispetto a quello in centro. E basta così. Giù al supermercato ho preso questa che era in offerta, la cioccolata calda, 1,50 euro della Novi, per i ragazzi. Ho preso le Kinder fette al latte, che sono le uniche, le originali sono le uniche, non c'è niente da fare con quelle che di Lidl, Selex, Coop, sono le più buone queste qua. I fazzoletti 99, due buste di pane, ho preso le gommine che sono arrivate a 20 centesimi il pacco, e allora mi sono detta, ne ho prese 10, 2 euro, allora mi sono detta, compro i pacchetti per i ragazzi, se li mettono in tasca è paziente, ma un pacchetto costa 1,90 euro, a questo punto prendo questo, cioè equivale lo stesso, a questo punto prendo queste, che due buste di panini, non è che sono aumentate queste e quelle no, aumentano insieme, quindi alla fine prendo quelle, un'altra busta di panini. E poi ho preso la cioccolata per fare i miei tortini, i miei dolci, che questa è molto buona. Ho preso due al rum, è molto buona e costa appena 70 centesimi. Due al cocco. Ah, ne ho prese tre al cocco? Brava Virginia, hai fatto due. Ah no, quattro, ok. Poi ho preso due al pistacchio. No, alla gianduia, perché al pistacchio deve arrivare, è vero. L'altra a rum. E ho preso questa bianca che voglio fare anche i cioccolatini al cioccolato bianco. Niente, questo è tutto. Ah, ho preso anche il soft. Questa volta l'ho preso alla lavanda, perché al doc ho odorato l'Ajax, che io adesso prenderò l'Ajax per lavare a terra una volta che finisco questo, che è molto buona questa profumazione, però l'Ajax è l'Ajax. Al posto di prendere il classico ho odorato quella alla lavanda, è buonissimo, non l'ho voluto prendere perché era inutile prenderlo e tenerlo qua, quando finisce questo che è bello pieno. Perché io poi alterno a lavare a terra con questo, con l'alcol o con la cera o con l'ace, alterno. Quindi era inutile comprarlo e tenerlo là. Ho voluto prendere questa la lavanda. Vi faccio vedere il tempo fuori, che è cambiato. Infatti domani dicono che porta pioggia. Ma vabbè. Sono contenta di aver ritirato colombe e uova. E niente, questo è quanto. Oggi niente lavatrici, perché ieri ne feci due. Nonostante tutto fosse domenica. E vabbè. E adesso faccio la pasta al forno di ieri con un po' di mozzarella. La metto nelle coccottine, non accendo neanche il forno, la metto qua. E per me, che cosa mangio oggi? Insalata di pomodori, carote, ah, l'uovo sodo, mi faccio l'uovo sodo e il tonno. Oggi ho insalata, pomodori e carote, tonno, uovo sodo e una fetta di pane integrale. Stasera, festa di tacchino, mi sono presa il pollo con le verdure grigliate. C'ho le zucchine, mi faccio le zucchine grigliate. Ah no, ho sbagliato. Ah no, lo sapete perché ho invertito? Il lunedì avevo la pasta, perché l'ho mangiata ieri la pasta con ragù. Come che ho detto, ma questo è di martedì. Quindi inverto. Domani mangio la pasta integrale e pomodoro con l'insalata. E la sera il salmone.
con gli spinaci che ce li ho nel freezer, sì, oggi questo, va bene, a dopo.